auguro che l'insieme dei comuni lanci una battaglia di fondo sul tema dell'autonomia differenziata a difesa dell'unità d'Italia e a difesa soprattutto del Sud. E mi auguro che siamo capaci di mettere in piedi una vertenza Sud nei confronti del governo di fronte alla tragedia sociale che stiamo vivendo. Abbiamo più di 1 milione di giovani che dal Sud se ne sono andati, soprattutto laureati e diplomati. Non possiamo più avere mezze misure, dobbiamo lanciare una vertenza per la salvezza del Sud. Questa vertenza deve prevedere un piano per il lavoro per 300.000 giovani del Sud nella pubblica amministrazione. Noi faremo la nostra parte come regione, ma sarebbe bene che lo facesse il governo per tutti i giovani del Sud per frenare questa emorragia. Un piano per le imprese del Sud, fiscalizzazione degli oneri sociali a tempo indeterminato finché il prodotto interno lordo del Sud non raggiunga almeno il 90% del Nord Italia. E poi ovviamente un flusso di investimenti che consenta, non con il 40%, ma probabilmente con il 60-70%, di recuperare il divario infrastrutturale fra Nord e Sud. Questi punti essenziali di una vertenza per il Mezzogiorno e per bloccare l'emorragia di giovani che rischia di desertificare un terzo del nostro Paese.